Come ti chiami? Ciaccia. Quanti anni hai? 4. Senti, il tuo gioco preferito? La caccia di Peppa Pig. Ce l'hai la fidanzata? Sì. E come si chiama? Nicole. Lui è Matteo Sinciao Cartocci, più semplicemente Ciaccia. Un bimbo di 4 anni, vivace e molto predisposto alle relazioni umane. Tanto che entra subito in confidenza anche con le telecamere che per una sera invadono la privacy della sua famiglia. Questa è la ricetta, questa è la mamma Valentina, mamma Maurizio. Mamma Valentina, papà Maurizio e i due fratelli più grandi, Alex di 15 anni e Niccolò di 9. Un esempio di adozione internazionale che scalda il cuore e che ridà speranza alle famiglie che scelgono questo percorso e spesso si arrendono. Le adozioni anche nel territorio aretino sono infatti dimezzate negli ultimi 5 anni. La coppia, dopo la nascita dei due primi figli naturali, ha iniziato questo percorso 4 anni fa. 2 anni e mezzo di attesa e circa 20.000 euro dopo è arrivato Ciaccia. Un tempo sì lungo, ma che secondo gli stessi genitori è un po' un banco di prova. Sulle spese loro ci tengono a precisare che nella cifra c'è compreso un viaggio in Cina di 3 settimane di tutta la famiglia. Secondo me, come ci diceva il CIFA inizialmente, noi non eravamo d'accordo, poi adesso a posteriori possiamo dire che siamo d'accordo. In realtà l'attesa, naturalmente quando non è estenuante, quando non è esagerata, è un'attesa necessaria perché aiuta anche a maturare la consapevolezza interiormente, insomma, quindi a discutere meglio di quello che andremo a affrontare, che abbiamo poi affrontato. Insomma. È una maternità diversa? Sì, più lunga. Però è un crescendo, diciamo, di emozioni e di sensazioni che poi scoppiano tutte insieme, li rilasci tutte insieme nel momento in cui incontri tuo figlio, e è diversa rispetto alla maternità biologica. In questo senso ho provato che cosa provano forse anche i papà che stanno vicini, perché poi infatti in questo percorso io e lui eravamo alla pari. Nessuno vuol dire che sia facile. Valentina e Maurizio, dopo la cosiddetta idoneità, si sono affidati al CIFA, organizzazione non governativa impegnata a tutelare i diritti fondamentali dei bambini del mondo. Un po' di fortuna, sì, certo, ma anche tanta tenacia. Insomma, alla fatidica domanda se tornereste indietro lo rifareste, tutti, grandi e piccini, non hanno avuto dubbi. Diciamo, quando è arrivato è stato appunto uno dei momenti più emozionanti della mia vita. Sin da quando eravamo nell'hotel, nella hall, io mi immaginavo come mio fratello poteva essere sia di carattere che fisicamente. Se tu dovessi descrivere con un aggettivo la tua famiglia? Diciamo, con l'arrivo di Ciaccia ora completa. Perché con 3 fratelli e 2 genitori in questo modo, completo, sì. Ora con l'arrivo di Ciaccia è migliore, cioè. Si voleva. Sì, si voleva l'arrivo di Ciaccia.